Come festeggerai il Capodanno? Benvenuti in Kiwi! Bella a tutti ragazzi, ciao cari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video. Credo sia il penultimo video dell'anno, raga, stiamo arrivando all'ultimo video, ma questo è il penultimo. Perché? Perché ragazzi, oggi andrò, vi spiegherò, vi racconterò tre tradizioni di Capodanno assurde, raga, vera, che voi dici, ma come cazzo, c'è, bro? Esistono, e quindi nel caso voi andate da queste parti dove vi dirò adesso e vi trovate a Capodanno che la gente fa ste cose che mo vi dirò e dice io lo sapevo perché mi ha detto Kiwi, l'ho visto il suo video e l'ho anche commentato. Quindi ragazzi, iniziamo subitissimo, ma ovviamente non prima che, come al solito già lo sapete, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fate tutte le cose che dovete fare sempre. Dai. Quindi oggi, come ho detto, andrò a raccontarvi tre tradizioni di Capodanno nel mondo più strane, più assurde, e così almeno se andate là, ho detto, state preparate, e voi soprattutto commentate qua sotto nel video come passerete il Capodanno, se lo passerete in qualche maniera un po' strana, noiosa, oppure particolarmente divertente, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Ma adesso andiamo a vedere le tre tradizioni di Capodanno più strane del mondo. Iniziamo subitissimo partendo in Spagna. Olè, il paese del toro e delle tradizioni strane, perché dovete sapere che in Spagna, quando siete tutti insieme ad altra gente, anche da solo, un po' come vi pare, in Spagna alla scoccare della mezzanotte c'è un rituale. Io la chiamerei più una challenge, perché allo scoccare della mezzanotte bisogna mangiarsi 12 chicchi d'uva in ogni secondo, tipo 12 chicchi d'uva in 12 secondi, e chi si riuscirà a fare questa cosa, dice la tradizione, che avrà tanta fortuna, prosperità e tutto via dicendo. Però chi non ci riesce, invece, ciccia, un altro anno del merda. Invece, quindi, dicevo, quando scoccherà la mezzanotte in 12 secondi, quindi un chicco al secondo, proprio vi dovete strafocare a mangiare i chicchi d'uva, perché così è la tradizione spagnola, che si chiama la Nochevieja, spero di averla detta bene, Nochevieja. E quindi 12 chicchi d'uva in 12 secondi, perché poi ci sarà anche una campana, ci sarà anche una campana dove allo scoccare di mezzanotte farà ogni rintocco di campana, quindi ogni tocco al secondo e fa tam tam tam, quindi ogni chicco d'uva al scoccare della campana, quindi ogni chicco d'uva al suono della campana, che sarebbe un suono al secondo, come si chiama. Quindi riuscite a fare questa challenge? La riuscite a fare? L'avete mai fatta? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti, perché ora voliamo direttamente in Svizzera, sopra le montagne della Svizzera, proprio così, perché dovete sapere che se andate in Svizzera e state in qualche, soprattutto state in qualche ristorante, voi non lo sapete, e ci sarà lo scoccare della mezzanotte, olè, anno nuovo, e vedete tutta la gente che si premunisce di gelato alla crema, perché che fa? Alla mezzanotte prendono sto gelato alla crema e buttano per terra. Non capisco il motivo, però è una tradizione svizzera che sempre chi fa sta cosa si assicura felicità, fortuna, prosperità per tutto l'anno, buttando il gelato per terra. Poveri gelatari, ma soprattutto povero chi andrà a pulire per terra, soprattutto se state in un ristorante o se state anche a casa, soprattutto se state a casa e volete fare i furbi, niente, la fortuna vi guarda pure a voi, dovete buttare il gelato alla crema, non cioccolato, non pistacchio, non chi cazzo è, gelato alla crema, perché alla fortuna forse gli piace la crema, o dovete buttare a terra per assicurarvi fortuna, ricchezza e prosperità in Svizzera. Questo però in Svizzera, e viva lo spreco del cibo, diciamo. E vabbè, però dalla Svizzera, che buttano il gelato per terra, come ho detto, povero
che andrà a pulire. Dalla Svizzera invece prendiamo di nuovo l'aereo e voliamo direttamente in Danimarca, perché ragazzi in Danimarca hanno bensì due tradizioni che vanno proprio all'unisono, diciamo, cioè ne dovete fare per forza due, quindi se le vedete fare l'altra gente forse li guarderete un po' strani, ma è una tradizione, anzi sono due tradizioni, perché la prima è quella che allo scoccare della mezzanotte tutti i commensali che stanno seduti alla cena di Capodanno, quando scocca la mezzanotte si buttano di culo a terra, si buttano giù per piasselo nel culo. E la tradizione loro in Danimarca, allo scoccare della mezzanotte si buttano per terra dalle sedie. E quindi se siete stati in Danimarca e vedete la gente che allo scoccare della mezzanotte, invece di alzarsi, saltare, scherzare, ridere e fare il casino a mezzanotte, no, vedete tutta la gente che si mette del culo per terra, è tutto normale, fatelo anche voi perché porta fortuna. E dopo che vi siete messi di culo per terra, avete saltato, siete caduti giù dalla sedia col culo per terra, prendete tutte le stoviglie vecchie e che fate? Andate alla casa del vostro vicino e gliele buttate contro la porta o le finestre. Perché? Perché questo è vandalismo. Io non sapevo che i danesi siano così vandali, non lo so, forse lo erano in passato, perché questa è una tradizione e tutti lo fanno, piano e stoviglie vecchie, i piatti vecchi, i bicchieri vecchi, tutta roba dell'anno scorso, molto vecchia diciamo, e per fare scherzo dicono che come scherzo e portafortuna buttano le bicchieri e le stoviglie contro la porta del suo vicino o amico. Minchia, non vorrei essere amico o vivere in Danimarca, perché sennò so cazzi miei con tutte le stoviglie che me lancerebbero. Invece no, e sta tradizione è, diciamo, è parecchio cosa, diciamo. Vabbè, quindi voi ragazzi invece se andate in Danimarca preparatevi ai lanci di stoviglie, proprio così ti trovate anche un botto di cocci, vetri, cose, un casino, è tutto normale ragazzi, è tutto normale. In Danimarca c'hanno queste due tradizioni che prima, ecco perché lo fa, prima si cadono giù dalla sedia col culo per terra, perché sennò con tutti i cocci so bucano pure. Ecco, vedi, già abbiamo capito una cosa. L'altra cosa è perché lanciano le stoviglie contro la porta. E non lo so ragazzi, se c'è qualche qualche danese che ci sta guardando e lo sa, fatemelo sapere, perché hai tradizioni, questo ho visto, questa è e questo vi ho detto. Voi invece ragazzi come passerete il vostro Capodanno? Qual è la vostra tradizione? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Io ancora tutor ad oggi ancora non lo so. Vabbè, noi ci vediamo all'ultimo video, anzi no, credo che questo è l'ultimo video dell'anno, sì ragazzi, questo è l'ultimo video dell'anno, perché poi il prossimo video è il primo gennaio, che credo sia lunedì, quindi raga, olè, buon anno e fatemi sapere come avete passato il Capodanno e soprattutto qual è la vostra tradizione, cos'è che fate sempre a Capodanno, fatemelo sapere qua sotto. Noi ragazzi ci vediamo all'anno prossimo, ciao cari!